Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Proseguono senza sosta i controlli sull'abbandono di amianto e di pneumatici. Grazie alle numerose segnalazioni ricevute sia in email sia attraverso la pagina Facebook, nel solo mese di novembre gli agenti hanno disposto la bonifica, realizzata da operatori specializzati, di 30 aree nel territorio cittadino. Di estrema inciviltà un abbandono di materiale in via Toledo, dove sono stati rinvenuti i pezzi di una pluviale in amianto. La Protezione Civile ha subito messo in sicurezza il sito, mentre sono in corso le indagini per individuare il responsabile. Scoperto l'autore degli abbandoni di pezzi di automobili in via Santa Maria del Pianto, nella zona est di Napoli. Un caparbio lavoro di ricostruzione ha permesso di individuare il responsabile di un'officina che si liberava illecitamente degli scarti lasciandoli sulla pubblica via. Controlli serrati per contrastare l'odioso fenomeno dell'abbandono in strada dei rifiuti. Gli agenti hanno intensificato la presenza anche nel centro storico e nelle fasce notturne. E in piena notte è stato fermato in via San Giacomo un automobilista mentre si liberava di alcune pedane in legno lasciandole a terra. In via del Chiostro sequestrato un furgoncino. Il proprietario è stato sorpreso a trasportare e ad abbandonare rifiuti ingombranti sulla strada. Per essere un buon cittadino sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010 che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.